Ogni donna è una ribelle e solitamente in violenta rivolta contro se stessa. Ogni donna è una ribelle e solitamente in violenta rivolta contro se stessa. Oscar Wilde, è un amico che mi invia questa frase di Oscar Wilde da Facebook. E allora intendo esaminarla, una tale frase del grande, grande, grandissimo Oscar Wilde. Ogni donna è una ribelle e solitamente in violenta rivolta contro se stessa. Beh, ma io ho fatto tantissimi video sul passaggio dal matriarcato al patriarcato e ho già detto tante volte che la donna in patriarcato è una prigioniera. C'è una cap, nella lingua latina, prigioniero, si dice captivus, al femminile captiva. In patriarcato ogni donna è una prigioniera, c'è una captiva, e vive in cattività, no? Si dice animali che vivono in cattività. Beh, se tu vivi in cattività diventi pure cattivo. La donna in patriarcato da cattiva, da prigioniera, diventa pure cattiva, si incattivisce perché vive appunto in cattività. E voi dite, siamo nell'Occidente avanzato, siamo l'Occidente avanzato, vabbè, ma se leggete le cronache, quasi ogni giorno c'è un femminicidio in Italia, non parliamo di quello che avviene in tutto il mondo, eh. Ho fatto un video recentemente dedicato agli stupri in India, gli stupri. Il video mi pare che sia intitolato Femminicidi nella terra del Kama Sutra, Femminicidi nella terra del Kama Sutra, perché il Kama Sutra, il trattato sull'amore, è un'opera del subcontinente asiatico. Bene, ma nel subcontinente asiatico, cioè nell'India, cioè nella terra che ha prodotto il Kama Sutra, il femminicidio è l'ordine del giorno, ma non soltanto oggi, anche nel passato. Una cara telespettatrice, Anna Maria, mi scrisse un commento dicendo che da una lettura di un'opera di Osho, aveva saputo che in India lo stupro è un po' all'ordine del giorno, la terra del Kama Sutra, lo stupro, e poi si arriva a ciò che è avvenuto recentemente, che due ragazzine sono state stuprate e poi impiccate da cinque persone, e tra queste cinque persone due erano dei poliziotti. Stuprate e poi impiccate. E Oscar Wilde, sì, non poteva sapere la questione del passaggio dal matriarcato al patriarcato, dico il grande Oscar Wilde, non è colpa sua, eh. Ogni donna è una ribelle e solitamente in violenta rivolta contro se stessa. Beh, se fosse vivo oggi, Oscar Wilde avrebbe l'opportunità di conoscere le mie opere, a partire dalla stirpe del serpente sino al mio ultimo ebook intitolato Dal matriarcato al patriarcato, e di cui presto ci sarà la traduzione in lingua inglese affinché lo possano leggere in tutto il mondo. Ecco, cari amici, Oscar Wilde, ogni donna è una ribelle e solitamente in violenta rivolta contro se stessa. In patriarcato le abbiamo rese prigioniere, cattive, sono diventate cattive. Beh, non si può avere, come si suol dire, l'uovo e la gallina. Non possiamo avere noi il comando e poi ritenere che le donne da noi sottomesse ci vogliono anche bene. Si incattiviscono, cari amici. In patriarcato si incattivisce la donna.
E qua mi fermo, cari amici, qua mi fermo, perché ci sarebbe un lungo discorso da fare, ma lunghi discorsi li ho già fatti in tanti video precedenti. Intanto ringrazio l'amico che mi ha inviato questa frase, che tramite Facebook mi ha inviato questa frase del pur grande, grandissimo Oscar Wilde, e ve la ripeto: ogni donna è una ribelle e solitamente in violenta rivolta contro se stessa. Povero Oscar Wilde, povero Oscar Wilde. Questa frase la poteva benissimo applicare anche a se stesso, e parlo del grande Oscar Wilde. Va bene, ringrazio l'amico che mi ha inviato questa frase tramite Facebook. Ringrazio tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.